La gara, devo dire che l'assessore Pallante ha fatto un buon lavoro, si è relazionato costantemente con la presidenza, abbiamo costantemente aggiornato la giunta dello stato di avanzamento dei lavori e per arrivare a questo risultato, che in realtà non è un risultato ma è un punto di partenza, perché i risultati arriveranno dopo l'aggiudicazione della gara, dopo che sapremo chi è il gestore o chi saranno i gestori e a che costo chilometrico si saranno aggiudicati la gara, noi speriamo il più basso possibile. Questo meccanismo, che era suggerito anche dall'autorità della concorrenza, oltre che dall'autorità di regolamentazione della rete dei trasporti, questo meccanismo dovrebbe assicurare, noi ce l'auguriamo, siamo convinti di questo, che la concorrenza faccia il suo lavoro, cioè faccia abbassare quanto più possibile in sede di partecipazione alla gara il costo chilometrico. Il rischio per le imprese molisane non va detto in questa maniera, va detto se c'è un vantaggio per gli utenti molisani. Sicuramente ci sarà un vantaggio per gli utenti molisani. Penso che le imprese molisane sane, che hanno voglia di partecipare al bando e che sono, secondo me, specializzate anche nel fare questi bandi, ne avranno anch'esse un vantaggio. La crisi energetica mondiale, a questo punto europea in primis e italiana, purtroppo, ci costringe a fare un ripensamento sull'acquisto, o meglio una maggiore riflessione sugli acquisti dei mezzi alimentati a metano, che, come tutti sapete, il metano è arrivato ad un prezzo esagerato e quindi comporterebbe un costo esagerato e, insomma, non se ne avvantaggerebbe sicuramente la gara.